C'è un buco nero nel turismo italiano, settore pesantemente danneggiato dall'emergenza sanitaria prima e dalle misure degli ultimi DPCM poi. Operatori delle piste sciistiche, agenzie di viaggi, guide turistiche, dal nord al centro al sud interi comparti sono in ginocchio e chiedono al governo Conte chiarezza e misure straordinarie per tutelare un'economia che rappresenta il 13% del PIL italiano, a cominciare da chi lavora ad alta quota, che teme la chiusura degli impianti proprio a ridosso della nuova stagione sciistica. La buona notizia è che oggi sta nevicando, quindi per il resto invece sappiamo tutti che ad oggi gli impianti sciistici sono chiusi e stiamo aspettando delle linee guida che siano condivise da tutte le regioni italiane in cui siano evidenziate le modalità in cui aprire il pubblico. Da noi abbiamo una grande presenza soprattutto nei weekend di quelli che sono il mercato domestico e di prossimità, quindi parliamo di Milano, Bergamo, Brescia, parliamo dell'Emilia Romagna. Durante tutto l'arco dell'anno possiamo dire che il 65% della nostra utenza è per lo più straniera. Inghilterra, dalla Polonia, dalla Repubblica Ceca, da quello che sono insomma i paesi scandinavi. Ci spostiamo a Firenze, lì come in tutta Italia le agenzie di viaggio registrano da mesi fatturato zero. Il nostro settore è uno dei settori più penalizzati da tutti i punti di vista. Dobbiamo solo pensare che noi da marzo praticamente le nostre aziende non lavorano più, perché chiaramente nessuno può andare più all'estero. È vero che a giugno è stato tutto riaperto, però quello che riguarda praticamente il turismo territoriale, quindi in Italia, transita poco, niente, diciamo, nelle agenzie di viaggio. Viaggiamo su un 80-85% in meno. Le nostre aziende hanno ora come ora un fatturato zero per i prossimi mesi e tanti hanno già attaccato la scarpetta al chiodo perché chiaramente non ce la fanno. Al sud le cose non vanno certo meglio, come testimonia un rappresentante delle guide turistiche abilitate in Campania. Siamo lavoratori stagionali e quindi da marzo stiamo cercando di andare avanti, stiamo cercando di sopravvivere. Siamo stati enormemente danneggiati anche dall'ultimo DPCM, perché ovviamente noi lavoriamo col turismo, il turismo si muove, se si blocca la mobilità o si crea del panico, ovviamente a noi poi manca la materia prima. A noi gli aiuti non sono arrivati. C'è chi come me è in cassa integrazione e aspetta da marzo. Ogni giorno mi telefono dei colleghi che stanno mettendo in vendita le loro utilitarie, stanno mettendo in vendita i loro volumi preziosi, stanno mettendo in vendita tutto quello che possono mettere in vendita e noi non possiamo andare avanti così. Tutti uniti in un unico coro chiedono aiuti concreti, non elemosina. Se invece si dovesse pensare addirittura a una chiusura delle piste? È molto delicato per chi cerca di convogliare dei flussi di persone in un unico punto ed è fino ad oggi è stato il nostro lavoro. Viviamo del 65% di turismo estero, che dobbiamo capire se sarà zero, puoi immaginarti cosa significa per il nostro bilancio. L'unica cosa che ci aspettiamo da questo ultimo DPCM è che in effetti questi soldi che ci sono dovuti, che risalgono al ristoro del fondo perduto per la nostra attività, praticamente ancora noi non abbiamo visto niente, quindi siccome sono stati inseriti altri 400 milioni, speriamo che ora vivamente questi soldi, come è stato promesso, arrivino entro metà novembre. Noi abbiamo fatto già a maggio, giugno, proposte di dignità e non richieste di carità, così le abbiamo chiamate. Avete guide turistiche, riconvertite queste persone, avete bisogno per la sicurezza, per non creare assembramenti. Ecco, invece di pagare questa cassa integrazione che non state pagando, fate lavorare queste persone, dategli anche il 60% di quello che gli dovreste dare con la cassa integrazione.